Albindi avviene il debutto assoluto nella massima serie regionale per il Pietracuta. Oggi comunque vada, si scrive la storia. I rossoblù di casa hanno ottenuto i primi 3 punti stagione sul campo del Sant'Agostino. Il Castenaso ha avuto la meglio sul Medicina. La gara arbitrata da Yassin Affidi della sezione di Ravenna, coadiuvato a Matteo Mazzotti della stessa sezione e Alessandro Concettini della sezione di Faenza. Le due squadre, nonostante la grande qualità che offrono a vedere i propri nomi in lista, saranno penalizzate entrambe da una direzione arbitrale discutibile. Gioco spezzato in maniera continuativa e questo non aiuta il calcio moderno. Lo ricordava appena 7 giorni prima lo stesso allenatore del Milan, Stefano Pioli, nel dopogara di Sassuolo. Eppure, viste anche le presenze in tribuna e la giornata calda, le due squadre hanno una fase di studio che resiste per ben 13 minuti. La prima occasione si segnala proprio al 14esimo, quando Varisti dalla distanza depone la sfera a fondo campo. Al 15esimo si accendono gli animi. Cristian Annetti, classe 91, penetra in area di rigore. Secondo giudizio arbitrale, l'attaccante viene toccato dai Varisti, che nell'occasione riceverà il primo giallo. Il replay a velocità ridotta ci permette di scorgere se i presupposti sono esatti. Dal dischetto lo stesso Nannetti si prende un brivido calciando il pallone alla destra di Amici. Il portiere classe 2004 tocca la sfera ma non riesce a trattenerla. Scatta così 1-0 ospite. Per capire perché li teniamo in ombra la direzione arbitrale di oggi, scegliamo questo episodio al 17esimo minuto, quando Lessi commette fallo e riceve il cartellino rosso. L'arbitro si accorge tempestivamente dell'errore e successivamente estrae il giallo, scusandosi per il disguido. La replica del Pietracuta avviene poco dopo. Questo traversone scodellato al centro dell'area viene sporcato da Faeti, con Francesco Fabbri in tuffo che non inquadra lo specchio della porta. Ancora Fabbri protagonista, pallone scodellato al centro, lo Uati raccoglie e infila, ma l'arbitro su segnalazione dei guardaline fischia questa trattenuta avvenuta su Magliozzi. Vediamo i replay per capire meglio appunto la trattenuta fischiata dal direttore di gara. Il Pietracuta rimane in partita con Faeti, pallone a fondo campo. I padroni di casa però dalla bandierina rischiano il colpo de capò, rinvio maldestro di Giacobbi, Greco dall'altra parte non ne approfitta. Alla mezz'ora l'ingenuità grandissima dei Varisti che lascia i suoi in 10 uomini. Yamé protegge la sfera, cade a terra e il numero 11 sotto gli occhi del direttore di gara commette una leggerezza che costerà cara. Il Pietracuta però continua a crederci, stavola pennella al centro, colpo di testa di Fabbri, pallone fuori di un nulla. Chiuso di tempo con il tiro di Yamé sventato in corner da Amici, squadre a riposo sullo 0-1. Nella ripresa la squadra di Fregnani, oltre l'ostacolo, getta in campo il cuore. In inferiorità numerica subisce il primo acuto degli ospiti con Spiezza che non inquadra il bersaglio. Fabbri dall'altra parte tenta il colpo della fortuna dalla distanza ma la sfera termina alta. Ma prova e riprova, 13esimo il Pietracuta passa. Azione insistita di Fratti, passaggio finale per la corrente Loati, gran botto da fuori aria che buca i guanti a Cinelli per l'1-1 e via alla festa rossoblù. La risposta del Castenaso è affidata alla volée di Colli, pallone che si alza di poco sopra la porta difesa da Amici. Il gol però arriva poco dopo. Nannetti e chi se no inventa dribbling e un tiro immediato che sorprende lo stesso Amici, non esule da colpe per il nuovo sorpasso ospite 1-2 e questa volta Nannetti può godere appunto della felicità assoluta visto il gol che era arrivato nel primo tempo direttamente dagli 11 metri. La reazione del Pietracuta perviene per opera del suo capitano, pallone sull'esterno della rete. Lo stesso Fratti è protagonista al 39esimo quando il Pietracuta recrimina per un rigore non concesso. Anche qui godiamo del replay per chiarire meglio la situazione. Le speranze pietracutesi si spingono qui con il Castenaso che in contropiede ci prova in 2 occasioni con il neo entrato Raspadori. Gli ospiti si impongono al Bindi per 1-2, 3 punti pesantissimi su un campo difficile, ricorderà a fine gara il tecnico Agelli. Fregnani invece rimane contento della prestazione dei suoi, magari in 11 in una partita meno spezzettata sarebbe stata tutta altra gara, per godere quantomeno di quello che nel calcio si chiama spettacolo.